Buongiorno a tutti! Spepolati! Finalmente sono tornato in moto! Alla fine la batteria era solo scarica, però ieri proprio non ce l'ho fatta a rimetterla a posto. Oggi mi faccio un giro random, così, un po' perché le gomme stanno finendo e però prima della fine della stagione, per mancanza di soldi, non riesco a cambiarle e devo piegare un pochino, quindi devo andare verso le colline per evitare che si appiattiscano ulteriormente e finiscano del tutto centralmente, perché se no quest'anno sarà molto duro portarvi dei motovlog in inverno e questo non è bello. Dai, olla! Ah, oggi è giornata così? Giornata di sorpassi? Sì. Ho qualcosa incastrato dai denti! Beh. Qualunque cosa fosse ora non è più incastrata tra i miei denti. E questa è una bella cosa. Oggi sto correndo troppo, già lo vedo, già lo sento. Sì, però le rotonde, dai. Quando ho voglia di piegare, levatevi. Levati! Che bello viaggiare in moto! Ah, che bello avere la mia moto! Cavolo, veramente ragazzi, erano 3 settimane che non la toccavo ed era qualcosa di tremendo, perché praticamente ho avuto un ascesso dentale, tanto per essere felici e contenti di quello che mi succede, e per una settimana sono stata sotto antibiotici. Poi sapete l'antibiotico che brutto effetto fa, del tipo che vi viene mal di pancia e tanti altri problemi. Mi viene addosso! Decente. Vabbè, lasciamo stare, facciamo un bel video clickbait e siamo a posto. Quindi praticamente ho fatto una settimana, in realtà volevo fare 2 o 3 giorni di riposo dopo Roma. E poi rilanciarmi e fare andare a Cervinia, ma magari riesco ancora a farlo. E poi andare anche in altri posti. Volevo fare le cascate del Toce, non so se riusciremo a questo punto, ma magari ci proviamo. Lo scoprirete solo guardando i video, logicamente. E insomma, fare un po' di giri durante i miei giorni di ferie. E invece ero costretta a letto con questa faccia gigantesca. Anche volendo non sarei potuta riuscire ad entrare nel casco, perché avevo una mascella tanta, e quindi avevo le palle girate e la moto ferma. È stata ferma appunto per 3 settimane, un po' perché vabbè, prima vai dalla dentista, sistema la questione. E poi ho fatto ieri per accenderla, che dovevo andare al compleanno di Dudu, la moto non si accende. Porca! Non sapete quante ne ho tirate giù. E dopo aver tirato giù tutti sti santi, Dudu è venuto a prendermi in moto, come avete potuto vedere. E ho caricato la batteria durante la notte e adesso... Ciao! Fratello di 390! 390 vecchio versus 390 nuovo! No, dai! Sono 2 curve qua, me le rovinate, non lo so, andando a 20 all'ora, non ci sono velox, non c'è nulla! Che palle! E vabbè, comunque la storia è stata un po' questa. Vai, ok. Mi infilo nelle rotonde tra una macchina e l'altra senza guardare, cioè quasi, cioè
veramente si vede che avevo un bisogno di moto estremo, perché di solito non faccio questi numeri io. Ah, comunque ho seguito i vostri consigli, tra i quali fare da zavorrina a qualcuno che guidi meglio di me. Non l'ho ancora fatto con Eddie, però l'ho fatto ieri appunto con Dudu, che ha una 390 vecchio modello, quindi abbastanza comparabile alla mia, e lui guida molto molto meglio di me. Non dico che sia uno che gira in pista, per carità, però comunque sicuramente guida meglio di me, non ci vuole niente, ma lui guida molto meglio di me. E adesso sto provando a sporgermi un po' di più, a stare un po' più morbida con le braccia, a seguire un po' di più l'andamento della moto, specialmente quando non ci sono buche, perché quelle veramente a me fanno il terrore, specialmente adesso con le gomme che mi terranno, se tutto va bene, ancora per 1500 km, occhio e croce, non di più. E quindi sto provando appunto a seguire un po' tutti i consigli che mi avete dato e quello che ho visto fare appunto da Dudu. Fatemi sapere alla fine di questo video, o quando vi pare, in un commento, se vedete i miglioramenti, se vedete qualcosa di che vi piace, insomma, un pochino di più. Io ci sto provando. Tenete sempre presente che le mie gomme centralmente sono finite, quindi pattinano in un casino. Esternamente tengono ancora, ed è per quello che le sto tenendo. Ho detto, a questo punto, visto che ho saltato 3 settimane, le tengo fino alla fine della stagione e poi le cambio all'inizio della prossima. Prima di mettermi in garello con questo qui, cosa che non farò comunque perché mi viene da ridere solo a pensarci. Allora, ci sono due cose estremamente errate che vi ho fatto vedere nel video precedente. Uno, il tizio che ci fermava con la palletta verde, che di solito verde significa vai, vattene fuori dal c***o. Invece non significava vai in questo caso, ma significava fermati, che sta venendo giù l'albero in mezzo alla strada. E il secondo è fermarmi dopo 3 settimane di non moto per far cascare un albero. Capite la mia reticenza a venire su da queste parti? Sbatti zero proprio. Sbatti, il pagante. Mamma mia, che ricordi di quando giravo solo in macchina. Che c***o di buche si sono formate qua, che prima non c'erano inizio anno. Sotto cielo, che schifo. Guarda qua. Non so se si vedono dalla GoPro, ma è qualcosa di orrendo. Se ci vado a finire dentro con le gomme nello stato di culo adesso, finisco per terra, ma sicuro. Dedicate solo ai ragazzi, o anche alle ragazze se dovesse essere interessata alla cosa, ma vabbè, fatti vostri. Ho appena letto che appena prima di Bagnaria, in questo periodo, ci sarà la sagra della patata. Lo so, è una battuta del c***o, però vabbè, dovevo farla, è inutile. Sono troppo contenta di essere sulla moto. Vabbè, certo, giustamente c'è la curva qua, quella bella S, e io vado su di marcia, così poi devo scalare all'ultimo. Che so scema. Tengono le gomme, sento scivolare tutto. Ecco, qua siamo a Bagnaria, era un paese prima che c'è la sagra della patata. Tenete presente, magari ve lo dico al ritorno in un altro video, non lo so, che cacchio ne so, tanto poi lo vedrete comunque tardi, quindi non ci sarà più la sagra della patata, ma magari ci potreste venire nel 2019, vedete voi. Ma quanto sono belle le colline così, ci sono un po' di nuvole, però là c'è bel sole, che sai che arrivi a Varzi col sole. Questa è la prima volta quest'anno che io arrivo a Varzi col sole e forse senza prendere una goccia d'acqua. Incredibile ma vero. Comunque viaggiare con le borse noto che mi ha aiutata un po' anche a stabilizzare me stessa sulla moto. Riesco a fare le curve meglio e boh, comunque, boh, poi me lo direte voi alla fine di questo video, che direi che sia anche ora di chiudere, visto che praticamente siamo arrivati. Ah sì, la 45esima sagra della patata, vi croppo magari l'immagine se si legge. Ok, let's go slowly,
perché c'è il controllo elettronico della velocità del merda. E niente ragazzi, io sono arrivata a Varzi, farò un paio di selfie al solito posto e niente, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, che sarà video del ritorno, perché oggi me sento proprio in vena. Quando cambierò le gomme vi farò un video dedicato alle gomme. Dicevo, per il momento vi saluto, continuate a seguirci o iniziate, visto che ci siamo, se non ci siete ancora, su Instagram, HPBikers, ve lo lascio in sovraimpressione, sotto in descrizione. Se volete blabricciare con noi, trovate il gruppo di Telegram, basta che ci cliccate sopra e sarete direttamente dentro, è il link, fatelo da cellulare, per favore. Non mi ricordavo più che se andava giù di qua. Che sono. E niente!